Sì, la prima parte si intitola infatti A pezzi e la seconda A fondo, perché appunto prima si entra prima si viene devastati dal dolore, secondo me, o comunque dalla sofferenza. Sì. E poi si va a fondo per cercare le spiegazioni, per cercare di comprendere meglio, dici. Comprendere meglio e cercare di comunque un significato. Visto che sei tu al microfono, la prossima canzone, sempre ovviamente vostra, è Il Latrato. Il Latrato, diciamo che adesso è registrato su una presa diretta, quindi su una presa diretta, fatemi la prova, per cui sarà registrata un po' male. Però è stata fatta apposta perché poi andremo a registrare in uno studio a Torino. Sì. E in vista di questo, perché dobbiamo fare un CD prossimamente in questo studio, che è poi quello di Perturbazione. E niente, si intitola Il Latrato. Ce l'ascoltiamo? Sì, ce l'ascoltiamo. Perfetto. Qua siamo a Martedì da Furbi, ovviamente con me ancora per un quarto d'ora abbondante sono i Terzo Cielo. Questo è il loro Latrato. Anch'io appeso, anch'io appeso, anch'io appeso.
prosegue il nostro excursus, il nostro giro all'interno della musica fatta e creata dai Terzo Cenere, che ovviamente sono ancora qui di fronte a me. Noi proseguiamo con un'altra loro canzone, che è sempre ovviamente in presa diretta, correggimi se, no, se sbaglio. Giusto. E si chiama Quando Niente è Intorno. Quando Niente è Intorno, esatto. State ovviamente a arricchire, visto che insomma... Ma in questo pezzo qua, bene o male, l'abbiamo poi creato da quando è entrato nel nostro gruppo il Andrea, sì. Andrea che sta al violino, per cui diciamo che è stato fatto anche insieme a lui. È la nuova entrata nel gruppo, adesso siamo in cinque, quindi due chitarre, un basso, batteria e un violino. L'ultima formazione questa? Sì, questa è l'ultima formazione con cui stiamo andando appunto a registrare a Torino, con... a Torino, in questo studio, venerdì prossimo. Perfetto, l'ascoltiamo? Ok.
tempo sta lentamente così scadendo, siamo arrivati quasi praticamente alla fine di questo incontro con il terzo cere. Rimangono ancora un paio di cose molto molto importanti. Non a caso non ho neanche messo nessun genere di base sotto per anticiparvi, penso che faremo tutto un po' un pochettino così, senza nessun genere di sottofondo particolare. Uno la staremo per sentire, e non, è una poesia ovviamente del terzo cere, e poi c'è un'altra canzone che ovviamente fa parte della, chiamiamola, del repertorio privato dei terzo cere. Io direi di non fare nessun genere di anticipazione, o no? E mi rivolgo ovviamente ad Andrea, no, ad Daniele, da, perdone. Io sono pronto e lascerei a te il microfono e nient'altro. Ok? Va bene. È il segreto dell'omologazione. Non scorre sangue. L'immoto sommerge i possibili sentieri del pensiero. Non è possibile respingere un odore di ossa ingessate, e nessuno sa cogliere come seminare una rosa nella cenere. Passa, chi cerca vita dove non c'è sta.